Sì, siamo partiti operativamente da poco, è stata una lunga costruzione dell'infrastruttura del progetto di Microcredito di Libertà, progetto complesso, importante, che potrebbe dare risposta e già sta dando risposta a tutte quelle esigenze delle donne che, vittime di violenza, sono assistite da centri antiviolenza e vogliono trovare in uno strumento finanziario come quello del microcredito sociale oppure del microcredito imprenditoriale uno strumento di riscatto, di indipendenza e un modo per emanciparsi da quello che è la violenza economica, che è una componente importantissima, fondante della violenza di genere e della disparità di genere. Quindi attraverso questi due strumenti finanziari stiamo cercando di dare una risposta efficace a questo tipo di necessità, grazie a Fidimed, da dove siamo oggi. Abbiamo avuto anche il piacere di trovare un partner finanziario in un consorzio di garanzia FIDI 106 che si è candidato ad essere la nostra sponda per l'erogazione del microcredito imprenditoriale su tutto il territorio nazionale. Loro si sono costituiti come diciamo, un Confidi molto digitalizzato, questo gli consente di darci risposta ovunque pervengano delle richieste di assistenza dal punto di vista del microcredito imprenditoriale. Alcune stanno arrivando già dalla Sicilia, stiamo incontrando i centri antiviolenza che opereranno come hub del progetto, sono centrali in quanto loro sono i luoghi dove queste donne trovano assistenza e dove possono cominciare a fare il primo ragionamento su quello che potrebbe essere il percorso di autonomia e di fuoriuscita dall'emergenza. Anche questa è una sfida che stiamo percorrendo ed è quella appunto di digitalizzare al massimo i nostri processi. Per fare questo abbiamo cambiato il nostro provider informatico, abbiamo in corso una forte migrazione proprio nello spirito di venire incontro alle esigenze delle imprese, quindi essere più semplici, poter cogliere al meglio i dati che oggi sono in possesso delle banche dati e quindi da questo punto di vista utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere i nostri processi, quando ripeto, più digitalizzati possibili. E questo vi rende tra i migliori Confidi d'Italia? Questo lo dice l'osservatorio che è stato pubblicato dal Comitato Torino Finanze. Sì, in effetti abbiamo un cost income ratio del 58% che ci permette di essere ben al di sotto della media che è del 90% e quindi ci consente appunto di guardare al futuro con grande speranza. Sì, allora i risultati sono stati veramente molto molto soddisfacenti nel 2022, tanto sono continuati anche nel primo trimestre del 2023, Anche in Sicilia. anche in Sicilia certamente. E il nostro impegno è quello di continuare a supportare le PMI nelle loro necessità finanziarie, ma adesso entriamo nel vivo anche a tutti gli effetti del PNRR, quindi devono essere ammesse a terra tutti i bandi che sono in corso e noi lì abbiamo un'attenzione molto molto forte e specifica, tant'è che abbiamo già da più di un anno creato un sito specifico di Banca Progetto che segue tutti i bandi di gara del PNRR e adesso diciamo, vogliamo mettere a terra tutto questo e sostenere tutte le imprese che andranno a vincere questi bandi, sostenendole sia nella fase antecedente diciamo, messa a terra dei cantieri e quindi di cantierizzazione dei bandi acquisiti, sia poi anche di finanziamento in corso dei cantieri che verranno attuati e realizzati. E questo tramite strumenti che sono in sé semplici ma che possono essere molto efficaci in entrambe queste due necessità, quindi col lending nella fase antecedente e poi col factoring, quindi con l'acquisizione dei crediti, lo smobilizzo dei crediti derivanti dai cantieri che vengono realizzati successivamente. Quindi un sostegno che aiuta le imprese a partecipare ai bandi e anche a realizzare le opere. Certo, li aiuta a partecipare, a poter poi mettere, cantierizzare e quindi realizzare i cantieri per questi bandi e poi di poterli portare a termine. Quindi noi vorremmo accompagnare le aziende in tutto, diciamo, la vita di quello che sono i bandi di gara che acquisiscono. La parte, diciamo, dal momento in cui arrivano ad acquisirli e devono
realizzarli al momento in cui poi li realizzano e li completano.